Abbiamo veramente un artista della manualità, impresa diretta, senza sofisticazione. Abbiamo visto come si crea un prodotto. Qualcuno lo potrebbe già acquistare, ma lui li fa realmente, l'ha dimostrato, il pubblico è stato attentissimo. È stato anche un momento magico di spettacolo, complimenti. Ci sa anche fare. È anche un attore, ma soprattutto un grande artigiano. Come ti chiami? Sono Alberto Bagetto e faccio questo lavoro qua, ma è un lavoro manuale, sono questi lavori che ormai non rendono più e l'artigianato manuale è sempre più in difficoltà, insomma, soprattutto in questo periodo, per cui insomma si fa fatica e soprattutto la ceramica in Italia è poco riconosciuta, è più concepita come decoro piuttosto che come forma e come foggiatura, quindi mi rifaccio di più alla tradizione francese che... Allora, intanto hai dimostrato quanta fatica e quanta capacità e dedizione ci vuole, per quello che a volte quando l'utente compra un prodotto, diciamo, lo acquisisce senza avere chiaramente la storia. Bisognerebbe veramente valorizzare perché è una forma veramente molto importante. Il tuo laboratorio si trova? A Cirié. A sé. Nel Canavese, insomma. Ecco, tu fai chiaramente delle fiere, hai un sito? Sì, un sito e si chiama albertobagetto.it, dove insomma c'è la mia attività, i miei lavori e tutto quanto. Da quanti anni porti avanti il tutto? Questo lavoro qua è praticamente 30 anni che lo faccio, è un lavoro manuale, quindi si acquisisce col tempo manualità e tecnica e ci si perfeziona come tutti i lavori artigianale, insomma. Quindi. È una continuazione della tua famiglia o no, è stata una tua? È stato, diciamo, un colpo di fulmine conoscendo degli artigiani che facevano questo lavoro e quindi è una passione che è nata. Insomma. Il tuo lavoro come si può definire? Tu sei un cesellatore, sei un non... Il ceramista parte dalla materia prima, che è una materia semplice come l'argilla e con un'attività che è esclusivamente manuale, manuale nel senso reale del termine, nel senso che l'utensile è davvero la mano e senza mediazione, realizza oggetti di uso quotidiano, insomma. Questo è ormai un po' perso, utilizzo le fiere per far capire le caratteristiche tecniche del lavoro, no? Perché spesso non si capisce bene, esatto, come vengono realizzate le cose. E la materia prima, oltre alla tua manualità che è ovvia, diciamo l'argilla e di conseguenza la ceramica, dove la trai? Questo è grès è porcellana. Il grès è un'argilla che in realtà in Italia esiste, ma non è plastica a sufficienza per fare una lavorazione al tornio. Quindi io utilizzo materiale che mi arriva direttamente dalla Francia e uso materie prime poi anche per fare gli smalti, materie prime naturali, nel senso che gli smalti sono in gran parte fatti con delle argille, dei fespati, che sono argille, dei caolini, del quarzo, quindi della silice, e poi dei fondenti naturali che sono o carbonato di calcio, oppure il talco, oppure delle ceneri vegetali. Quindi è tutto un processo molto naturale e molto manuale nella realizzazione.